io mi sono trovato a affrontare questa discussione, a fare il capogruppo in Commissione Giustizia del Senato, a partecipare a tutti questi tavoli di coalizione sul tema, essendo l'unico che non è un giurista o né un magistrato né un avvocato. Questo ha dei limiti ovviamente anche di comprensione immediata di quello di cui si parla. Io penso, questo lo dico a futura memoria, anche alla fine della discussione, io penso però che sia utile che di giustizia si occupino anche persone che non siano viziate dall'appartenere a una categoria degli operatori della giustizia che naturalmente guarda il proprio specifico, mentre invece io credo che abbiamo bisogno di fare riforme sulla giustizia che guardino all'interesse generale, e ce ne vogliono, perché questo è un paese abbastanza messo male su questo aspetto. Io condivido le cose che ha detto Paola, ha descritto bene la situazione, io voglio fare alcune sottolineature. Primo, la prescrizione è un fallimento dello Stato. Quando un processo va in prescrizione vuol dire che lo Stato non è stato in grado di garantire né all'imputato, che può essere anche innocente e voler oggettivamente e naturalmente essere dichiarato innocente in un processo, né alle vittime, che si arrivi a sentenza. E guardate, io penso che questa percezione ci sia, e che quando Paola dice che non si capisce tanto bene la discussione è anche per questo, perché le persone che sanno cos'è la prescrizione pensano a questo, pensano al processo di Viareggio che finisce senza sentenza, pensano ad altre questioni. Quindi comunque è un fallimento dello Stato, e questo va detto, perché non vorrei che facessimo diventare la prescrizione come una sorta di obiettivo. No, è un fallimento. Un processo che va in prescrizione vuol dire che lo Stato ha fallito. Ed è certo, invece, la prescrizione è una cosa importante in un paese in cui i processi durano tantissimo. C'è una discussione quando parliamo con i 5 Stelle, perché i 5 Stelle ti dicono che i processi durano tantissimo per tante ragioni, poi le vediamo, ma durano tantissimo anche perché c'è la prescrizione. Nel senso che dopo l'appello, dopo il primo grado, gli avvocati lavorano per non far finire i processi. E diventa, loro dicono, basta per togliere la prescrizione, i processi si velocizzano. Io non penso sia così, però bisogna sapere che c'è questo argomento, che è un argomento semplicistico, però c'è. E la prescrizione ha un grande rilievo perché i processi sono lunghissimi. La nostra Costituzione dice che i processi devono avere una ragionevole durata. Non si può pensare che una persona possa stare sotto processo 40 anni o che una vittima possa aspettare per 40 anni di avere giustizia, di avere una sentenza, e quindi si stabilisce un termine. Questo è la prescrizione, dimmi se sbaglio. Sapendo che è un istituto che viene percepito come ingiusto per le ragioni che dicevo prima. Perché non si arriva a sentenza. E quindi o la vittima o l'imputato alla fine sono penalizzati da questa cosa senza che sia arrivati a sentenza. Io dico altre due cose. La prescrizione è anche un istituto che,
che ha prodotto in questi anni diseguaglianze in questo paese. Prima di tutto diseguaglianze territoriali. Nel Tribunale di Milano ci sono il 3% di processi prescritti. Nel Tribunale di Napoli e di Palermo ce ne sono il 30 e il 40%. È evidente che non è giusto. Ed è anche evidente che già oggi si possono organizzare gli uffici, il lavoro, eccetera, eccetera, in maniera da tenere basso la percentuale di prescrizione. L'altra questione è oggettiva, che dopo il primo grado chi ha più possibilità economiche per proseguire il processo è favorito. Questo vuol dire che vogliamo abolire la prescrizione? No. Io vorrei che fosse chiaro che il Partito Democratico è l'unico partito che ha detto, tanto ha votato contro lo spazzacorrotti, che dice che la legge Bonafede, che cancella la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, è una legge sbagliata e che un termine al processo va messo, ma non dice, come invece dice la Lega, come dicono altri, però nel momento in cui si velocizza il processo si può fare a meno della prescrizione, perché in realtà quella ragionevole durata del processo va garantita comunque, per cui noi siamo gli unici. E la Lega ha una responsabilità, la Bongiorno ha una responsabilità grandissima, perché loro hanno votato la cancellazione della prescrizione, dicendo che poi tutto veniva caricato su una riforma del processo penale che si sarebbe fatta dopo. In realtà quella non si è fatta, e il 31 dicembre è entrata in vigore la legge Bonafede. Lo ripeto perché ogni tanto questa discussione folle a cui stiamo assistendo, e a questo utilizzo totalmente strumentale di questo argomento, sembra quasi che stiamo votando adesso, o abbiamo votato ieri, o stiamo votando domani l'abolizione della prescrizione dopo il processo aperto. No, non c'è più. Il tema che si è posto il Partito Democratico è: siccome noi non siamo d'accordo che non ci sia più la prescrizione, facciamo in modo, stando dentro un governo in cui c'è una forza politica che crede nella scelta di abolire la prescrizione, troviamo un compromesso che ci consente di attenuare gli effetti che avrà tra 3 anni, perché non da adesso, poi vabbè, questo è un discorso, la riforma Bonafede, e su questo ci siamo misurati, ottenendo un risultato rispetto all'inizio della discussione importante, cioè il ministro Bonafede e i 5 Stelle hanno accettato l'idea di un compromesso e hanno accettato l'idea che la legge non doveva restare così com'era. Da qui il famoso lodo Conte bis, che io riassumo così. Lei non sarà d'accordo, però così lo capiscono tutti. La prescrizione viene cancellata solo quando sei condannato in 2 gradi di giudizio, perché la sostanza è questa, nel senso che si fa una differenza tra assolto e condannato in primo grado, ma chi è condannato in primo grado e viene assolto in secondo recupera la prescrizione, che invece chi è assolto in primo grado non ha perso. È un compromesso, lo sappiamo bene che è un compromesso, però meglio che la cancellazione tout court della prescrizione. Lo dico perché questa discussione folle cui stiamo assistendo, nascondendo il fatto che la prescrizione c'è, sembra che la stiamo togliendo. In realtà oggi
chi ha impedito la possibilità di fare il decreto legge o un emendamento al mille proroghe per inserire quel lodo che comunque cambiava la legge Bonafede, si è preso la responsabilità di lasciare la legge Bonafede esattamente così com'è, cioè con la cancellazione della prescrizione dopo il primo grado. Ora, l'altro tema, guarda, io non è che sto dicendo che va benissimo il lodo Conte, io penso che sia un compromesso, che sarebbe stato utile, che adesso abbiamo inserito nella riforma del processo penale, che è il cuore di questa vicenda, perché è vero che serve una riforma del processo penale che acceleri i tempi del processo. In quella riforma abbiamo inserito il lodo Conte, però questo vuol dire che entra dentro una legge delega, che ci vorrà del tempo per approvare, e nel frattempo la legge Bonafede andrà avanti così, così com'era. E il paradosso è che viene, qualcuno vorrebbe dare, per esempio il presidente delle camere penali, così mi diverto con Paola, vorrebbe dare al PD la responsabilità di questa scelta, che non è nostra, è sua e delle forze politiche che hanno seguito questa strada, secondo me, sbagliata. E la riforma del processo penale, io penso che invece sia un tema importante, che abbiamo svolto bene, io penso bene, in questi mesi e unitariamente all'interno della coalizione. Spero che nessuno si dissoci da un lavoro che abbiamo fatto insieme, che non è concluso, perché è una legge delega, e una legge delega in quanto tale dovrà passare dal Parlamento, sarà arricchita dalla discussione parlamentare, sarà arricchita dal confronto con tutti i soggetti interessati, sapendo che, io ripeto, il compito del Parlamento è fare una legge che guarda prima di tutto all'interesse dei cittadini, alla necessità di dare una giustizia certa e rapida ai cittadini. Nella riforma del processo ci sono diverse norme che modificano il processo penale per accelerarlo, ne dico alcune, l'utilizzo delle comunicazioni telematiche, che può diventare anche obbligatorio, questo lo decideremo, poi lo si deciderà più avanti, quindi stringere i tempi, l'intervento sulle indagini preliminari, spesso i processi vanno in prescrizione lì, e quindi anche su questo stabilire tempi, si stabiliscono tempi, al massimo, lasciamo stare i reati gravissimi, però per i reati più gravi le indagini preliminari non possono durare più di un anno e sei mesi, con la possibilità di un'unica proroga di sei mesi, quindi per i reati invece meno gravi sei mesi oppure un anno, e quindi anche qui accelerare i tempi delle indagini preliminari, il rafforzamento del ruolo del giudice monocratico, un giudice che può nella sostanza decidere se, correggimi se sbaglio su questo, decidere se il processo si deve fare, il processo, il dibattimento si deve fare, perché valutando che le prove, i comportamenti, le caratteristiche dell'imputato che non doveva essere perseguito, perché ci sono una serie di ragioni per cui quel processo lì non ha senso e non ha le gambe per andare. C'è in diverse norme questa cosa, che se le prove raccolte non sono sufficienti per sostenere
la colpevolezza non si va a processo. Questo è un altro tema, così come ci sono una serie di norme per restringere la possibilità di ricorso in appello, soprattutto se le pene sono contravvenzionali o non gravi, evitare quindi una serie di cose che oggi ingolfano i tribunali e rendono più difficile lavorare. E poi l'idea di implementare l'utilizzo di procedimenti speciali. Nella sostanza, alzare a 8 anni il massimo della pena per il reato commesso per poter ricorrere al patteggiamento. E poi la necessità di implementare la possibilità, i riti, il giudizio immediato, il giudizio abbreviato, tutta una serie di norme che velocizzano e soprattutto sgravano i tribunali dal lavoro. Ovviamente quando parlo di sgravare tutto questo do per scontato che abbiamo già fatto una finanziaria noi, è stato rifatto questa volta, noi pensiamo che si assumeranno nei prossimi mesi molti magistrati e molti amministrativi all'interno dei tribunali, perché anche questo è un tema serio. Poi c'è un tema che sarà il tema, io penso, più stringente, su cui più ci sarà dibattito, più innovativo, cioè stabiliamo il fatto che il processo vive di fasi e che ognuna di queste fasi ha una tempistica, non può durare più di un tot. La soluzione qual è? Aspetta un attimo. No, già, intanto cominciamo a far passare il principio. Dando la responsabilità al magistrato di garantire, una volta che avrà il personale, gli amministrativi, eccetera, eccetera, di garantire che il processo non duri oltre quella fase. E se, com'è? Ma cosa c'entra? Adesso non stiamo parlando del maxi processo, stiamo parlando dei milioni di processi che... Il maxi processo, i processi per omicidio, per mafia, eccetera, eccetera, hanno altre strade. La prescrizione non esiste già più per quei processi, quindi non esisteva già prima, non esisterà, non è quello il tema. Il tema è riuscire a dire, a affermare un principio, cioè la responsabilità del magistrato rispetto alla... L'ho detto prima, se a Milano c'è il 3% di processi che vanno in prescrizione e in altri tribunali c'è il 30 o il 40%, la responsabilità, non dico la colpa, ma la responsabilità qualcuno ce l'avrà. E pensare che chi ha quella responsabilità, una volta messo a regime questo sistema, debba avere delle sanzioni disciplinari che incidono sulla sua carriera o altro... Io credo che sia una scelta giusta, una scelta da percorrere, perché ripeto, io penso che tutte le categorie devono dare la propria dare un contributo in questa direzione. Non stiamo parlando di tempi brevissimi, stiamo parlando di tempi comunque lunghi, però guardate, molti processi si possono fare con un giorno di dibattimento, un giorno. Siamo stati con l'antimafia recentemente negli Stati Uniti, siamo stati nell'aula di un giudice federale nominato da Clito, ci ha spiegato che da lui i processi durano di solito 2-3 giorni, un po' perché ci sono
un po' perché c'è il patteggiamento, ci sono i riti alternativi, vengono utilizzati molto, un po' perché c'è un'organizzazione diversa. Quindi ci sono una serie di norme per accelerare. Una delle norme che secondo me, e mi richiamo l'ultima cosa che diceva Paola, una delle norme è quella di trasformare in contravvenzione, in pene alternative o riparative, le punizioni per una serie di reati meno gravi e meno importanti. Questo è un'altra cosa che sgrava i tribunali, ma c'è un tema, questo obiettivo produce altre due cose. Uno, che affrontiamo il tema dell'affollamento, del sovraffollamento delle carceri, che è ritornato un tema. Siamo già tornati a 10.000 detenuti oltre la capienza dei carceri italiani, e questo però non è un tema che si può risolvere solo costruendo le carceri. E poi un'altra ingiustizia. Ci sono, in questo momento ci sono in carcere 1.500 persone che sono state condannate con pene inferiori all'anno. E credo che anche su questo una riflessione su pene alternative, atteggiamenti, giustizia riparativa o altre cose si debba fare. Ecco, l'unica cosa che chiedo, facciamo una discussione, so che ci sono molte perplessità su tutto, però noi non possiamo fare questa discussione come la si sta facendo in questi giorni, come la sta facendo una parte della maggioranza in questi giorni, spiegando che tutto si risolve nella dualismo travaglio contro i garantisti o i manettari contro i buoni, perché poi non è così, perché poi la storia di questi ultimi anni dice un'altra cosa, dice che molti di quelli che oggi stanno dicendo in nome del garantismo che la prescrizione è una vergogna che si sia approvata, che si sia abrogata, poi sono gli stessi che hanno fatto, così mi tolgo il sassolino dalle scarpe, la legge sugli omicidi stradali, che di garanzie ne dà pochissime, oppure sono gli stessi che hanno fatto i decreti sicurezza, che hanno fatto la legge spazza corrotti, che ha una logica. Quella sì giustizialista, cioè l'idea che tutto si risolve non prevenendo i reati, ma alzando le pene, buttando via le chiavi, mettendo in campo punizioni sempre più alte, invece che fare in modo che i reati non si svolgano, non si facciano, non succedano. E guardate, questo è un tema molto serio, perché la spazza corrotti, vi faccio un esempio, la legge spazza corrotti ha fatto una cosa per cui il corrotto va in galera, non ha più speranze, non può, la sua azienda non potrà più lavorare con la pubblica amministrazione, lui non potrà ricorrere ai riti alternativi e neanche avere benefici durante la carcerazione. Il risultato è che non ci sono più imprenditori che denunciano, perché se non hai più il rito abbreviato, non hai più la possibilità di accedere a dei vantaggi, in più non potrai più neanche lavorare, è evidente che abbiamo deciso, quello l'abbiamo punito tantissimo. Però non abbiamo fatto un pezzo di lavoro che rende più difficile ai magistrati intervenire e colpire quei reati lì.
Questo per dire che è un tema molto complicato e complesso, in cui il processo è una parte. Tenete conto che noi abbiamo fatto anche, è già depositata, è già incardinata in Senato, la legge di riforma del processo civile, che è un altro tema fondamentale se vogliamo che anche la nostra economia sia un po' più attrattiva di investimenti e capitali anche dall'estero, perché una giustizia civile che non funziona, che non dà certezza, fa sì che chi deve investire in Italia ci abbia un po' più di remore di quelle che avrebbe in altri paesi. Però ecco, queste sono un po' le cose. Faccio magari due osservazioni poi.